Protagonista di questo highlight è un giovane talento italiano approdato alla corte di Peter Jackson, uno dei più grandi registi e produttori cinematografici contemporanei. Lui si chiama Marco Spitoni e in questa intervista realizzata in Nuova Zelanda ci racconta come la sua passione per il cinema, il fumetto e i videogiochi lo hanno portato a realizzare 3 cortometraggi e a lavorare alla Veta Digital, dove attualmente dirige un intero team di maghi della computer grafica. Buona visione! Dall'Italia alla Nuova Zelanda, sì, il passo appunto non è breve. Ho cominciato quando ero molto più giovane ad essere appassionato di disegno e ho frequentato la scuola del fumetto di Milano per 4 anni, dove ho ricevuto appunto una preparazione, un background abbastanza solido su quella che è la preparazione artistica tradizionale nel campo del disegno e dell'illustrazione. E dopodiché mi sono trovato a lavorare per la Milestone di Milano, produrre videogiochi come senior lead artist, dove praticamente ero responsabile del gruppo di grafici che realizzavano appunto la grafica all'interno del videogioco. Ho sempre continuato a coltivare una forte passione per il cinema e praticamente realizzavo nel tempo libero alcuni cortometraggi completamente realizzati da me in computer grafica. Ho iniziato più quasi per scherzo, per gioco, con un cortometraggio che si chiama Join the Empire, basato completamente sul mondo di Guerre Stellari, dove però mi sono sbizzarrito a inventare dei nuovi veicoli, delle nuove situazioni, per poi passare attraverso a un progetto più originale, basato su una mia storia originale, che si chiamava The Hunt. Raccontava essenzialmente su un pianeta lontano una caccia da parte di questi cacciatori che inseguono una creatura meccanica simile a un drago. Per poi appunto realizzare Code Guardian, che è stato lo sforzo, se vogliamo, più grande, perché ha richiesto ben 5 anni di lavoro nel tempo libero. Oh God, did you see that there? Dietro a Code Guardian l'ispirazione principale penso che sia da attribuirsi a un cartone animato che io ho amato moltissimo, che si chiama The Iron Giant, il gigante di ferro, dove praticamente appunto vedevamo un robot che come design può ricordare anche poi i robot che ci sono all'interno del mio cortometraggio Code Guardian, ed è stata, diciamo, l'ispirazione principale, se vogliamo, insieme ad altri modelli più classici come possono essere i film di Steven Spielberg e i film di fantascienza in generale. Però diciamo che mi stimolava moltissimo mostrare questa specie di evento storico in un mondo che in realtà non è esistito nel passato, ma era, diciamo, un po' una specie di storia parallela all'attuale Seconda Guerra Mondiale, alla Seconda Guerra Mondiale reale che tutti conosciamo, però rivisitata in una maniera completamente fantasiosa. Prepare attack, drop fuel tanks. Are you serious, sir? We won't even scratch that. Shut up, drop tanks and attack. He's got a heavy machine gun. Questo cortometraggio è stato notato appunto da Peter Jackson perché era, diciamo, quello che conteneva un'esperienza maggiore, una dinamicità molto più attraente e dei contenuti molto più stimolanti. E praticamente Peter Jackson, siccome questo filmato era disponibile online per essere visto su un sito frequentato da gente che lavora nell'industria del cinema, ha notato questo cortometraggio e mi ha contattato personalmente. P.
Peter Jackson è un regista che immagino abbia influenzato tutta una nuova generazione di giovani filmmakers, perché senza dubbio con la saga del Signore degli Anelli ha lasciato un marchio nella storia del cinema. Personalmente io lo conoscevo anche da suoi film precedenti, appunto antecedenti al successo del Signore degli Anelli, quali per esempio The Frighteners, quello con Michael J. Fox, che era un film molto particolare e conteneva già appunto tutta una serie di ispirazioni visive che mi hanno molto colpito. Ho anche amato moltissimo King Kong, perché sono sempre stato un appassionato del caposaldo realizzato nel 1933 con gli effetti speciali in stop motion di Willis O'Brien. E quando ho visto Peter Jackson fare un remake, però basandosi sullo stile del film del 33, è una cosa che ho amato moltissimo. È senza dubbio uno dei registi che sta contribuendo al cinema fantastico in generale in maniera molto, molto importante. In Weta Digital mi occupo di previsualizzazione, che appunto in gergo viene chiamata Previs, dove praticamente si realizza materialmente il film prima che il film venga in realtà poi posto in produzione. Consente di appunto prevedere molto più facilmente quello che poi sarà l'effetto finale, il look finale del film. Il regista è in grado poi di mettere insieme le scene che noi realizziamo, che vengono elaborate attraverso delle riunioni, dei briefing che noi facciamo appunto con il regista, che poi possono vedere la luce del sole nel film vero e proprio, se poi in sala di montaggio non vengono tagliati via dal film. Il 3D, l'effetto 3D nel cinema, che oggi è anche comunemente conosciuto come stereoscopico, ritengo che abbia delle fortissime potenzialità. C'è ancora molto scetticismo da parte di alcuni, da parte dei critici cinematografici e anche da una parte del pubblico. Ritengo che sia uno strumento molto, molto interessante. Il successo di Avatar lo dimostra. E il pubblico non è rimasto totalmente indifferente, anche la Pixar con Up e anche altre aziende hanno, come la DreamWorks, producendo appunto altri film sempre con effetto stereoscopico, hanno comunque riscontrato un certo successo. L'evoluzione sicuramente aumenterà non appena l'effetto e la tecnologia 3D prenderà piede appunto anche nel contesto dell'home entertainment. Tant'è vero che sono già in fase di sperimentazione e credo già che esistano dei prototipi di televisori che consentono appunto di assaporare l'effetto stereoscopico e 3D anche senza l'utilizzo di occhialini, ma con una tecnologia che interpola le immagini direttamente sulla superficie dello schermo, diciamo che consente l'utente finale di doversi liberare di questi occhialini che per di più ancora sono un accessorio un po' scomodo da usare o persino superfluo, che non giustifica l'esperienza visiva. Io credo che ci sarà una spinta maggiore non appena questi televisori verranno utilizzati nel contesto videoludico, non appena cominceranno ad esserci applicazioni legate ai videogiochi sulle console di nuova generazione. Questa cosa contribuirà moltissimo ad aumentare la vendita di questo tipo di schermi. Ancora una volta, queste sono mie opinioni personali, però credo fortemente che i videogiochi contribuiranno ulteriormente ad ampliare questa prospettiva. Alcuni utenti considerano l'effetto stereoscopico un po' fastidioso quando si gioca con i videogiochi, però mi piace ancora una volta pensare che si tratta soltanto per lo più di tempo. Sono le nuove generazioni, si abituano molto rapidamente. E secondo me si potrebbe anche arrivare a un punto dove i nostri nipoti ci chiederanno: ma davvero nonno, tu giocavi soltanto in due dimensioni? Per cui secondo me è anche sbagliato guardare con eccessiva diffidenza e scetticismo questo tipo di evoluzione. Sfortunatamente in Italia al momento non credo che ci siano moltissime opportunità per poter fare lo stesso tipo di lavoro che sto facendo per esempio qui in Nuova Zelanda. È una cosa che mi rammarica molto, perché secondo me ci sono moltissimi talenti in Italia, moltissimi artisti validi che come me il più delle volte, se riescono a superare la paura iniziale di dover affrontare un'avventura all'estero, appunto fuggono negli altri paesi dove le opportunità sono maggiori. Credo che le motivazioni dietro questo ci sia una,
atteggiamento di grossa diffidenza da parte di molti investitori che non hanno interesse nel provare a esplorare nuovi territori, ma tendono un po' a fossilizzarsi sempre sulle solite cose e sul tipo di mercato che alla fine rende profitti senza troppi rischi. È una cosa comprensibile soprattutto in questo periodo di forte crisi. Certo, dispiace anche vedere che in Italia stanno attuando delle misure per cominciare a limitare l'aspetto artistico in Italia, soprattutto dal punto di vista cinematografico e dell'intrattenimento. Tant'è vero che molta gente del settore in Italia sta protestando per questo. Questo non fa bene sicuramente al mercato e all'industria del cinema italiana e agli italiani in generale.